organizza Libera, la Fondazione Polis, Libera distribuire in tutta Italia alle scuole il documentario il 21 marzo. Il 21 marzo la Fondazione Polis organizza qui a Napoli, al Teatrino di Corto, un'iniziativa dove verrà anche il Ministro degli Interni, la Cancelliera. 60.000 euro al netto. I dati Eurispes per il 2010 parlano di un fatturato annuo di 220 miliardi di euro, con un utile da investire di 130 miliardi di euro. Di questa enorme massa di denaro, il 45% circa viene reinvestito in ulteriori affari criminali, soprattutto l'acquisto di droga, che è il business mafioso che dà alle mafie maggiori introiti. Il 55% invece viene riciclato, come soprattutto nel settore edile. Solo per far fronte alle spese legali, ogni anno le mafie spendono 2 miliardi e mezzo di euro tra avvocati, notai e fiscalisti compiacenti. Con questa enorme massa di denaro acquistano macchine lussuose, si fanno costruire ville faraoniche con vedute mozzafiato, piscine e bagni che sembrano usciti da un film hollywoodiano alla Scarface. In provincia di Napoli si è scoperto che persino il mitico lago d'Averno era di proprietà di un boss camorrista. Bisogna colpire le mafie in ciò che hanno di più caro, i soldi. L'aveva compreso l'onorevole Pio La Torre, deputato siciliano del Partito Comunista Italiano. È lui che promuove nel 1982 la legge che introduce il reato di associazione di tipo mafioso e definisce una serie di norme per colpire i patrimoni della mafia. Pio La Torre non fa in tempo a vedere approvata la sua legge. Viene assassinato insieme al suo autista, Rosario Di Salvo. Nel 1995, grazie alla legge Rognoni La Torre, sono già centinaia i beni sequestrati, ma restano inutilizzati, spesso in stato di totale abbandono. Per questo, l'associazione Libera promuove una raccolta di firme per il riutilizzo sociale di quei beni confiscati ai mafiosi. L'obiettivo è consegnare a Irene Pivetti, all'epoca presidente della Camera, 1 milione di firme. Gli ostacoli sono tanti. Molti politici addirittura si ergono a difesa dei diritti dei mafiosi. Il 19 luglio 1995, in occasione della commemorazione di Paolo Borsellino, Don Ciotti e un gruppo di volontari consegnano le prime 500.000 firme. Quando Don Ciotti propose una norma che andava a colpire la mafia nei suoi patrimoni, capì che era una grande intuizione, perché ai mafiosi bisogna prima di tutto togliere i soldi. 1 milione di firme perché il sogno di Pio La Torre, che sognava quella legge che definiva per la prima volta nel 1992 cos'è la mafia, i reati di stampo mafioso, il 416 bis, e poi la grande intuizione, confiscare i beni. La cultura antimafia esisteva, ma esisteva anche una paura della mafia superiore a quella di oggi, era la mafia delle stragi, era la mafia che ammazzava i giudici.